Allora, ho fatto questo campioncino per farvi vedere le differenti l'altezza delle maglie che si possono realizzare appunto con l'uncinetto. Sono partita da una maglia bassissima, poi ho fatto una maglia bassa, una mezza maglia alta e da ultimo una maglia alta. Da qui in avanti il lavoro è sempre uguale alla maglia alta, quindi io posso fare una doppia maglia alta, una tripla, una quadrupla, posso farle quante ne voglio. Come si fa? Semplicemente il nome delle maglie è dato da quante volte si passa il filo sopra l'uncinetto. Quindi la maglia alta semplice si passa una volta, doppia si passa due volte, tripla tre volte e così via. Allora, e la lavorazione è sempre uguale, quindi io vi faccio vedere ad esempio una doppia maglia alta. Allora, la doppia maglia alta passiamo due volte il filo sull'uncinetto, l'attorcigliamo due volte. Poi entro nel punto in cui io devo fare la mia maglia, tiro su il filo e poi lavoro sempre a due le maglie. Quindi la prima volta tiro sul filo dalla base, poi ne lavoro due, vedete, due insieme. Poi prendo ancora il filo e ne lavoro ancora due. Poi prendo ancora il filo e ne lavoro altre due. Vedete? E quindi mi verrà una maglia più alta della maglia precedente. Se io devo fare una tripla, quindi 1, 2, 3, tre volte passo il filo. Poi entro dove voglio fare la mia maglia e prendo il filo. Ricordatevi sempre la prima volta di prendere il filo. E quindi con una tripla io mi ritroverò con la maglia che avevo, il punto che avevo già sull'uncinetto, le tre maglie perché è una tripla e questo che è quella che ho preso adesso dalla base, quindi devo avere quella che avevo, la tripla e quella della base e le lavoro a due, quindi due insieme, prendo nuovamente il filo, due insieme, prendo nuovamente il filo, due insieme, prendo nuovamente il filo, due insieme. Si finisce quando sono finite le maglie a due, vedete? Questa è una maglia alta, una doppia e una tripla maglia alta. Io posso andare avanti all'infinito perché a seconda di quello che devo fare troverete schemi anche, per esempio, dove dovrò caricare diverse volte il filo perché ci saranno maglie altissime tra cui nel mezzo ci saranno diverse lavorazioni, cioè ci sono punti molto particolari. Quindi quando in uno schema sentite dire per dire una maglia 4 volte, 5 volte, voi sapete che è il numero di volte appunto che si passa il filo. Quindi io l'ho fatte 3, adesso ve ne faccio anche una di 4. 1, 2, 3, 4. Vedete, quando si lavorano queste maglie ovviamente rimangono staccate e si nota molto di più che nelle maglie basse, dove sono comunque staccate, ma essendo basse si nota meno. Quindi entro nella mia maglia, prendo il filo e poi le lavoro a due, quindi 2, prendo il filo, 2, prendo il filo, 2, prendo il filo, 2. Prendo il filo e ancora due. Ecco qua, vedete, questa è ancora più alta della precedente. E così via, vedete, io vado avanti, ovviamente dipende da quello che sto facendo e le maglie sono staccate, vedete, ogni maglia viene lavorata per sé e ogni maglia in questo modo è sempre più alta. Questo è il modo di lavorare le maglie alte oltre per quanto volete. Doppia, tripla, eccetera, eccetera.